Buongiorno ragazzi, la mattina dopo siamo ancora a Milano, è una splendida giornata, stamattina è piovuto, ma adesso è uscito il sole, è la prima volta che metto la t-shirt Gucci nuova, appena comprata, che è gigantesca, ma ho scoperto che se la metto all'interno dei pantaloni e poi la faccio uscire così, è decente, a differenza dei miei capelli, che ovviamente, io non so perché, ma mi vedo davvero sempre un ananas, cioè mi vedo i capelli ananas, boh, non lo so, comunque. Oggi è giornata libera, nel senso che torniamo semplicemente a casa, ho scattato qualche foto qui in hotel per Marc Jacobs e adesso invece andremo verso il Duomo, magari faremo qualche fotina lì, magari casualmente passerò davanti a Chanel e poi mi ritroverò nel negozio come succede spessissimo. Succede, capita, non è colpa mia, mi ci ritrovo là dentro, cioè voglio dire, e i miei capelli sono un ananas. Comunque, questo è quanto, adesso faremo il check out perché sì, volevamo uscire presto e tutto, ma io ci metto un'ora a prepararmi, più le foto eccetera eccetera, e praticamente è quasi mezzogiorno, se sono riuscita a vedere, comunque quasi mezzogiorno e il check out è mezzogiorno, quindi proprio, insomma, giuste, ma comunque abbiamo ancora 5 ore, perché il treno ce l'abbiamo alle 5 e un quarto, mi sembra, alle 5 qualcosa, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Si vede il tram da qua, che bello, lo vedete il tram proprio là, e qui sono gialli e bianchi. Noi anche ce l'abbiamo il tram a Trieste, ovvero ce l'avevamo, perché adesso non, dopo degli incidenti purtroppo non si muove più, mi manca un sacco il nostro tram, appena torno voglio farmi un super giro e vabbè, ma che ve ne frega voi, questo è quanto e adesso usciamo, siamo già pronte, io borsa e valigia, come potete vedere è già chiusa. Non vi ho fatto il tour della stanza stavolta, solito vi faccio il tour. Praticamente porta d'entrata, si entra, c'è tutta questa panca molto grande, devo dire, molto lunga, molto spaziosa. Poi qui c'è l'armadio con questo specchio che scorre, eccolo qua, cosa sono io, ciao, specchio. E poi qui c'è il mini bar, cassaforte. Noi non abbiamo usato granché a parte bottigliette d'acqua. Poi qui c'è il bagno e da questa parte c'è la stanza con la scrivania, la TV, il letto, che ovviamente adesso è incasinato ragazzi, ma ci siamo appena svegliate. E poi qui c'è una specie di puff, non abbiamo messo i cuscini, ma qui c'è un puff, lampade molto carine, poi uno specchio anche molto grande, scrivania dall'altra parte. Questo è quanto, la vista appunto l'avete vista, non è granché, ma insomma ci siamo rimaste una notte, quindi siamo contente. Questo è il bagno ragazzi, qui è molto grande devo dire, molto spazioso, specchio, lavandino, questo è quanto e adesso usciamo. Siamo venute da Lascia a dare un'occhiatina, ci sono un sacco di novità che non conoscevo. Che cos'è? Oh, forse questi sono i mascara. No. No, eyeliner. Ah, questi sono i mascara, vedi per cosa servivano i. Mi sembra molto così così lo provi. Base colorata. Però questa mi fa diventare lucida. Shampoo secchi. Oh, Lazzaro, questo è ottimo. Questo ti fa risorgere i capelli, per questo si chiama Lazzaro, vero? Questi non li conosco. Questo ti fa diventare i capelli rosa se vuoi. Li avevo fatti rosa con quello. Sotto la doccia, sì. Però è viola, ti toglie il giallo Siamo venute a fare la pappa ragazzi, sì, siamo contente, sembra molto buono. Sì, sì. Cosa hai preso? Raccontaci. Pizza con acciughe,
fiori di zucca e poi non lo so, mozzarella, zucchine. Sì, sì. Poi qui non so, ci hanno dato un po' di focaccia, deve essere buona. Sì, anche secondo me. E poi io ho preso invece la pasta, le tagliatelle con gli scampi, fiori di zucca anch'io e zucchine anch'io. Miam. E poi volevo farvi vedere, ragazzi, piccola anteprima. Ta-ta-da! Ho fatto un piccolo acquisto da Chanel, ragazzi. Vi farò vedere tutto, promesso, promesso, promesso. In realtà cercavo una borsa che però non c'era più, mannaggia, mannaggia. Io è sempre così, quando vedo le borse non mi piacciono, quando ho occasione di comprarle non mi piacciono e poi cambio idea quando praticamente sono sold out. Beh, molto furba, voglio dire. Comunque abbiamo ancora un paio d'ore, 3 orette ancora a Milano, quindi stiamo pranzando proprio con calma e poi magari ci facciamo un giacchino. Ok, è finita la nostra gita milanese, siamo sul treno, non siamo ancora partiti, siamo ancora qua in stazione. Fermi. Poi siamo andate a prenderci il congelato, abbiamo fatto un piccolo giretto di shopping, ma in realtà molto veloce, non abbiamo trovato niente, c'era veramente un sacco di gente oggi a Milano e poi niente, siamo soltanto tornati in hotel a prenderci le valigie e questo è quanto, siamo ripartiti. Tra l'altro mi sono reso conto che tipo tutti hanno questa t-shirt a Milano. Tutti, sono un po' così, però vabbè. E quindi adesso sono qui al computer e mi metto il montaggio del video di ieri, del vlog di ieri, così riesco a caricarlo, non sarò puntuale alle 17:30, ma spero di riuscire prima possibile. Sono tornata a casa e gatto Denver stavo gridando e urlando: scusa caro Denver che ti ho abbandonato per un giorno, scusa, lo so, cattiva padroncina che mi hai abbandonato, mi hai abbandonato per un giorno, sì, non si abbandonano i gatti Denver, pupetto. Niente, stavo parlando con gatto Denver. Sono tornata a casa, dove è il pupetto? Ciao gatta stellina! Ciao! Tu Denver mi segue, ciao! Ciao! Ma guardalo, mi segue, cioè è incredibile. Ciao! Ciao gatto Denver! Ciao pupetto! Sono le 10:30 ragazzi, guardate. Il treno ha avuto più di mezz'ora di ritardo. Molto importante. Sì. È abbastanza formaggio per due qua. Ammazza, direi di sì. Non so perché di solito metto anche solo così. Ammazza. Ok. Bene, Tomas sta preparando la pasta. Cosa facciamo oggi? Amatriciana in vasetto però, ragazzi. Perdonateci, ma è più semplice. E mentre Tomas finisce di preparare la pasta, io mi metto... ma perché sono bianchissima? Mi metto ad editare il vlog. Cioè, non ad editare, a caricare il vlog. Perché purtroppo... Perché purtroppo sul treno non mi funzionava il modem della TIM, infatti, che di solito è velocissimo, oggi invece non funzionava per niente. Quindi devo andare alla TIM domani e capire che cosa succede, perché io devo avere sempre internet, sempre la connessione. E stavolta non sono riuscita, quindi tarà! Ma gatto Denver! Ma dai, dai, su! Stai calmo. Sì, gatto Denver è sempre disperato quando torna a casa. Disperato. Disperato, sì, lo so. Lo so, ma sono stata via una notte, gatto Denver, dai. Guarda quanti peli perdi. Guarda quanti peli perdi. Sì, ho capito. Abbiamo mangiato la pasta che ha fatto Tomas alla matriciana, era buonissima, buonissima, l'ho avvisato quando ero nelle vicinanze, così si è messo già a mettere sull'acqua e tutto così. Abbiamo mangiato non appena sono tornata a casa, perché davvero con il ritardo del treno, è inutile che io parli con voi perché c'è un disturbatore. Che non mi molla, aia le unghie gatto Demo. Non mi molla un attimo. Sì. E quindi? E allora? E se io lo guardo non miagola più. Se invece non lo calcolo, miagola. Gatto Denver? Ah. Lui è tutto bianco, il mio gattino tutto bianco. Sì, solo un poco arancione.
Sei solo un poco poco arancione tu. Sì. Mi infilza con le unghie. Aia, aia. Aia. Sì, bacini. Bacini. Tommaso è pazzo, tra l'altro si sta facendo una cotoletta, cioè una cotoletta, una bistecca alle 11, non sto scherzando. Sì, bravissimo. Sì, gattino più bello che esiste in tutto il mondo. Tutto il mondo sei tu. Gattino più bello che esiste in tutto il mondo. Sei solo tu. Aia, le unghie. Sì, 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 bellissimo. Sì, anche tu mi sei mancato. Tanto, 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 tanto. Tanto, 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 tanto. Pupetto, hanno detto tutti che nel video di ieri che ero a Milano e tu non c'eri, ci sei mancato, gli sei mancato a tutti. Ah, sì? Sì. Adesso c'è di nuovo Pupetto. Gatta Stellina. Audrey, Audrey, devi essere educata. Sii educata, gatta Stellina. Ma io c'ho fame. Vedi come sono denutrita, come sono magra, come sono... Ho fame? La fame è una brutta cosa, gatta Stellina, si vede proprio che sei denutrita. Eh sì, sì, guardala com'è denutrita. Guarda che panza che c'hai, gatta Stellina. Indifferente se è la pancia o no, comunque lei ha fame. Ha comunque, anche se ha fame, ha comunque lì le crocchette, sono lì. Infatti. Che avanza. E vabbè, ho capito, ma vuoi mettere le crocchette con la bistecca? Guardala qua. Audrey, lascialo mangiare in pace, devi fare la gatta educata. Già te l'ho detto. Vai là, là. Brava. Però guardali, in fila, Denver è primo in fila, nel caso ti avanzasse qualcosa lui è primo, eh? Primo. Sì, sì, bravo, bravo Garru Denver, bravo. Anche gatta Stellina è brava. Gatta Stellina. Denver smettila, mamma mia che geloso sei. Che geloso sei. Povera gatta, non posso mai accarezzarla perché si fionda in mezzo Denver. Che brava. E gatti, dovete sapere che all'incontro tutti, tutti vi salutano. Tutti mi hanno detto saluta caro Denver, gatta Stellina. Sì, tutti salutano i gatti. Un giorno ti porterò con me ad un incontro, gatto Denver. E di nuovo qua sei? Ma non ti avevo appena mandato via? E ti rimando giù. Brontola, ma guardala. Dovete sapere che la gatta quando si arrabbia brontola, fa... Altro vlog un po' sconclusionato oggi, ragazzi, davvero, non c'ho sempre vlog sconclusionati, abbiamo capito, ma anche quando sono a casa a volte, per fortuna che voi mi volete bene così, sto girando per casa e sto, allora, un po' svuotando la valigia, un po' spacchettando roba, perché ovviamente se sono via per, già solo per una giornata, ritrovo una montagna di pacchi quando torno a casa e quindi poi spacchetto tutto. È un momento bellissimo, sono piena di peli di gatto Denver, io me li mangio, è sempre un momento bellissimo quando torno a casa e spacchetto tutto. Adesso sto mettendo a posto le cose, insomma, dalla valigia. In molti mi chiedete... come mai ci sono dei suoni tipo click 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 nel video che sono un po' fastidiosi, scusatemi, ma praticamente il flip della videocamera, forse se mi metto davanti allo specchio posso farvi vedere il problema qual è. Perdonatemi se il trucco ormai è distrutto, ma ce l'ho su veramente da, non so da quanto, da 12, 14 ore, una roba del genere. Ho anche gli occhi rossissimi perché ho veramente bisogno di sonno. Comunque vi faccio vedere, lo vedete questo flip? Ok, questo monitor continua a staccarsi, tra virgolette, nel senso che qua dietro la videocamera c'è un pezzetto che, ecco esattamente questo il rumore, e c'è praticamente un pezzetto che tiene su questo piccolo monitor, e questo pezzetto continua, cioè ha due viti che continuano a svitarsi, e quindi nel momento in cui queste viti si svitano il flip, tra virgolette, balla e fa click 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 click. E devo comprare un cacciavite, sono già andata a riparare, tra l'altro Canon, piccolo shout out alla Canon che fa videocamere che costano una follia, tipo la G7X, e tipo dopo 2 mesi che ce l'hai praticamente si staccano i componenti. Adesso finisco di mettere tutto a posto e dopodiché vado a nanna, quindi non mi resta che scusarmi di nuovo per questo vlog sconclusionato. Volevo solo farvi vedere prima ancora
che cosa mi è arrivato. Mi sono arrivate queste cosine da Lancome, ragazzi, sì, diverse cosine mi sono arrivate che utilizzerò per un video prestissimo, e ho lavorato con Lancome anni fa quando ancora stavo ad Amsterdam, quindi sono molto molto felice di collaborare di nuovo con loro, perché è un brand che ho sempre amato, che mi ricordo da quando ero piccolina, quindi ci sono anche un po' affezionata. E basta, questo è quanto. Mia family, io vi mando un bacio grandissimo. Spero che questo video sia stato un po' più lungo di quello di ieri, che quando mi sono resa conto che il vlog era solo di 11 minuti mi sono sentita male, mi sono sentita in colpa, devo dire la verità. Quindi scusatemi se anche questo sarà breve. Niente, vi mando un bacio grandissimo. Però almeno sono contenta di non averne saltato nessuno questa settimana, che andando a Milano non è stato facile. Quindi un bacio grandissimo mia family. Questo video lo vedrete domani, che è venerdì, quindi noi ci vedremo lunedì con un nuovo video. Ma qua sotto trovate il link al mio Instagram, posto sempre nuovi post, nuove foto, nuove stories ogni giorno, quindi seguitemi su Instagram nel frattempo. E ci vediamo lunedì invece su YouTube. Ciao mia family.